società Rugby Colorno è nata nel 2007 grazie allo stimolo che è stato dato dal piano industriale presentato dalla dirigenza di allora. Questa collaborazione poi ha avuto una intensificarsi dell'interesse con l'anno sportivo 2012-2013 con la qualifica di HBS, del marchio HBS, quale main sponsor e partner della società Rugby Colorno. I valori che accomunano la società HBS con lo sport Rugby Colorno, ad esempio, possono essere la lealtà, il rispetto, il sacrificio che ogni giorno le persone che appartengono all'azienda approfondono. Nel 2009 HBS aprì la sua prima sede internazionale in Cina per poi seguire con un'apertura in India o in Brasile e oggi anche negli Stati Uniti, quindi abbiamo una presenza territoriale a livello internazionale. Ma negli ultimi anni HBS ha un'attenzione particolare al sociale e questo è rappresentato anche nell'ultimo periodo dall'apertura di un asilo nido a servizio sia dei propri dipendenti, dei propri collaboratori, ma anche delle famiglie presenti nel territorio. Possiamo in modo asimmetrico vederlo all'interno della società di Colorno con l'organizzazione del Summer Camp. Altro elemento molto importante è l'attenzione all'ambiente. HBS negli ultimi anni sta sviluppando importanti progetti per la riduzione dell'impatto ambientale della società. Il fatto di togliere la carta all'interno dei processi produttivi tramite importanti investimenti in digitalizzazione dei processi, piuttosto che abbiamo tolto dall'azienda circa il consumo di 50.000 bottiglie di plastica all'anno. Questo se dovessimo compararlo alle attività appunto che ci accomunano sempre con la società Rugby Colorno, possiamo vedere il progetto Metica che ha al suo interno molte attività appunto con un impatto ambientale importante. Colorno nel 2008 ha dato inizio ad un percorso del movimento femminile, quindi a livello nazionale il raggiungimento del massimo successo. Se noi dovessimo guardare appunto nel 2008 HBS aveva una presenza femminile di circa il 5% del totale della forza lavoro. Oggi HBS conta circa 80 donne nella propria squadra, ma reputiamo sia una scelta strategica importante, così come per il Colorno, avendo appunto raggiunto anche dei risultati anche per HBS, proprio per l'approccio della donna alla qualità del prodotto e quindi al risultato che HBS ha ottenuto in questi anni. Possiamo proprio considerare anche una presenza territoriale di questa collaborazione. Negli anni appunto HBS è stata rappresentata dal Colorno direttamente o indirettamente anche nei territori, diciamo, al di fuori, oltre confine, al di fuori dell'Italia. Ecco, così come HBS appunto è un'azienda familiare che ha coniato anche un logo, Family Business Company, anche la società del Rugby Colorno, quindi il rugby di per sé è uno sport dove il concetto di famiglia è molto importante. Se noi infatti dovessimo frequentare sia l'impresa HBS nel suo interno, con i suoi collaboratori e anche gli ambienti nei quali lo sport del rugby a Colorno viene svolto, possiamo proprio respirare un'aria di famiglia, di familiarità tra le varie persone. Visto il motivo che ha dato inizio a questa collaborazione, rappresentato da un piano industriale e dai valori che accomunano appunto HBS, il rugby e la società Colorno, e i risultati che abbiamo maturato in questi anni di collaborazione, auspico che il futuro possa insieme portare a dei risultati sempre migliori e sempre proficui per entrambe.